Il 2009 è un anno in cui si sono concentrati molti importanti eventi. Anzitutto è l'anno del 60° anniversario della NATO, un anniversario che è stato doverosamente celebrato con una pluralità di manifestazioni, in numerose sedi, e che ha fornito motivo di riflessione e di analisi sulla perdurante validità della NATO come alleanza di valori e come comunità di democrazie occidentali che riconoscono di avere una solida base politica, culturale ed economica comune. La dimensione militare della NATO, pur rilevantissima, è una diretta conseguenza della condivisione di valori comuni. Se la NATO fosse stata soltanto un'alleanza militare difensiva, non avrebbe retto all'usura del tempo ed avrebbe perso di significato dopo la fine del patto di Varsavia. Invece essa è sopravvissuta alla fine del suo blocco antagonista originario, trovando nella propria identità e negli ideali di riferimento le ragioni di un rinnovamento e di un riposizionamento strategico che è tuttora in atto. Il segreto del successo della NATO è, a mio avviso, quello della tenuta politica della comunità transatlantica, che le ha permesso, tra alti e bassi della storia, di superare momenti difficili e crisi anche profonde, proprio grazie al costante riferimento a un sistema di valori condivisi. Il 60° anniversario della NATO è stato oggetto di riflessioni collettive al massimo livello durante le celebrazioni del vertice dei capi di Stato e di Governo di Strasburgo-Kent. Vorrei però approfittare di questa importante tribuna per ricordare che nello scorso mese di maggio, subito dopo il vertice di Strasburgo, anche i parlamenti dei paesi alleati e quelli dei paesi partner e associati che sono rappresentati in seno all'Assemblea parlamentare della NATO hanno ufficialmente celebrato il 60° anniversario dell'alleanza con una giornata di lavori che si è svolta presso il Senato della Repubblica Italiana a iniziativa della delegazione parlamentare italiana che ho l'onore di presiedere. Siamo infatti convinti che la dimensione parlamentare della NATO sia destinata ad assumere un peso politico crescente e che il coinvolgimento attivo dei parlamenti e delle opinioni pubbliche nel dibattito sul processo di trasformazione dell'alleanza e di elaborazione del suo nuovo concetto strategico sia un passaggio essenziale e ineludibile per aumentare la legittimità del processo di revisione in atto e il consenso politico che la accompagna. Un investimento che vale senz'altro la pena di compiere sia a livello multilaterale che a livello nazionale. A livello multilaterale l'Assemblea NATO sta elaborando, come ha fatto nei giorni scorsi ad Edimburgo, un proprio contributo di riflessione politica alla revisione del concetto strategico della NATO. Forse non altrettanto ci stiamo impegnando a livello di Parlamento nazionale, dove pure sarebbero più che opportune iniziative di approfondimento e di confronto. Sono convinto che il tema della revisione del concetto strategico della NATO e del futuro dell'alleanza sarebbe un terreno fertile per la costruzione di positive sinergie e di un consenso politico ampiamente trasversale agli attuali schieramenti parlamentari. Il 2009 è anche il 20° anniversario della caduta del muro di Berlino. Anche su questo il Parlamento italiano ha il dovere di promuovere una riflessione sul cammino fatto e su quello che resta da percorrere. Mi riferisco a quelle che a mio avviso sono le conseguenze politiche più rilevanti della caduta del muro, la riunificazione europea e l'allargamento ad est della NATO. Successi conseguiti e traguardi raggiunti non devono far dimenticare quanto sia importante portare a compimento, nei tempi e nei modi che la politica renderà disponibili, l'integrazione dei Balcani occidentali nella comunità euroatlantica. Dobbiamo farci carico, come italiani e come membri della NATO, della progressiva e definitiva stabilizzazione di questa parte di Europa che a brevissima distanza dal nostro territorio è ancora teatro di divisioni profonde e che non ha ancora goduto appieno del dividendo di stabilità e di sviluppo della fine della guerra fredda. Per questo motivo ho assunto l'iniziativa approvata dall'Assemblea parlamentare della NATO di un tavolo adriatico nel quale incontreremo per un confronto politico su
dei paesi dell'Africa. Il 2009 è anche l'anno in cui c'è stato l'avvicendamento della carica al segretario generale della NATO fra Leop, Schäfer e Rasmussen. Si chiude una stagione molto positiva, caratterizzata dall'ingresso nell'alleanza di molti nuovi membri, e se ne apre un'altra, speriamo, altrettanto promettente. Il segretario generale uscente ha lungamente lavorato all'obiettivo di incardinare il processo di revisione del concetto strategico della NATO e ci è riuscito proprio nella solennità del vertice di Strasburgo-Kent. Ora il processo è finalmente in atto e il testimone è passato nelle mani del suo successore che guiderà questo complesso esercizio. Tutta la comunità euroatlantica deve sentirsi interpellata intellettualmente e politicamente a dare un contributo in questa direzione. Eventi importanti come quello di oggi sono la risposta giusta a questa chiamata. Grazie per la vostra attenzione.